mondo, da scarpe ai sacchi a pelo a vestiti invernali. Dove li portiamo? Andiamo a Belgrado, abbiamo diversi contatti giù a Belgrado con cui ci siamo relazionati in queste settimane, che ci stanno aspettando, da Medici Senza Frontiere a Refugee Hide Serbia a altre associazioni autogestite, autoorganizzate che in questo momento stanno tentando di dare una risposta ai bisogni primari, alle persone che sono abbandonate, non più vive, non ancora morte, in un limbo fuori dall'Unione Europea, che in questo momento stanno vivendo a meno 15, meno 20 gradi con niente addosso. Di fortuna, c'è molto freddo oggi, sta addirittura nevicando. Dall'inizio di dicembre si parla già più di 8.000, 8.500, c'è chi dice fino a 10.000, quindi in realtà le cifre non sono chiare. Le rotte che attraversano i Balcani sono comunque molteplici, quindi come dicevamo prima, la maggioranza negli ultimi mesi arriva da Afghanistan o Pakistan. Direttamente. Alcuni direttamente, altri comunque passano per la Grecia, molti passano per la Bulgaria. Di fatto dal 2016, dalla chiusura comunque della rotta dei Balcani, tutti questi flussi si sono frammentati, quindi poi hai persone che passano per l'Albania, che vanno a finire in Montenegro, in Bosnia. Leggevo Jugosped, no? Qua si stoccavano le merci per spedirle e adesso si immagazzinano vite umane e con varie procedure poi o si spediscono o si cancellano. Just about the borders, you know, there's two hole and borders are completely closed. Yeah, so they want to go ahead everyone, so they came out for protest. We are a peaceful people. We are a peaceful Bhutan. Okay? Okay. Okay. Questo qui ci dormono veramente in tanti, fa veramente freddo. Yeah, dear, situation is very bad. All you look this situation, it is worse than animal lookers. In Hungary? Yeah. Oh. And here, what's I fell down and the dog comes on me. And also the dog bite here inside. Yeah, this is a sleep place. Animal is not sleeping in this place. What is this? This is my sleep. I don't have any. No water. No water. There's no water here. No yeah, water no, here. No water. No water. Ci vuole recuperare più legna possibile perché fa freddissimo, per scaldarsi ma anche per cucinare. This is the only water that you have? Yeah. I tecnici serbi stanno mettendo delle stufe. Questo è l'unico bagno che hanno a disposizione tutte queste persone. Quello che vedete là sotto è quello che potete immaginare e questa è la situazione, questa è la condizione. C'è un fortissimo odore di nafta. When we cross the border of Hungary, we are walking I think 2 hours. So we are walking after there, so we are surrounded by the police of Hungary.
and they are said to us, stop. When we stop, and they are said to and say to us, please sit down. When we sit down, they are bring the dogs for us, three dogs. They are bring the dogs for the, and after they sit to the dogs, eaten. And there are a lot of boys, they are eaten by dogs. Like my this place, they are eaten by dogs. I can't show, they are for this. Yeah, and by finger to my face or some other place. And they are take money from us, 120 euro they are take from me, and my shoes, my clothes, everything they are take from me. 7 times, 4 times by Croatia, and 3 times by Hungary. I'm going to Italy. To Italy? Yeah. I'm going in Italy, sorry. Qua c'è gente che ha provato a passare la frontiera 7, 8, 10 volte. Quando gli chiediamo quale, è sempre o quella con la Croazia, quella con l'Ungheria. Non importa, non è che partono da qua sapendolo prima, dipende da quale buco è aperto in quel momento. Abbiamo capito che provano, vanno, ritornano, e si riposano, ripartono, ritornano di nuovo. Ogni volta in frontiera la polizia ungherese gli leva tutto, gli leva il telefono, gli leva i vestiti, le giacche, li molla così, e tutti ci hanno raccontato che vengono pestati anche dalla polizia ungherese. E quindi però l'intenzione è andare avanti, quindi finché non li si fa andare avanti, qua tornano e da qua ripartono. Siamo a Subotica, sul confine con l'Ungheria. Quello precedente era appunto il campo ufficiale dove ci sono iracheni e siriani. Invece qua più avanti c'è uno stabile abbandonato dove vivono qualche centinaia di profughi afghani soprattutto. È l'ex fabbrica di mattoni dove vivono 200 persone. Thank you very much. All the people is from Yes, Pakistan? No, some people from different countries, some from Afghanistan, some from Pakistan. Thank you so much. People so much happy when they listen about the sleeping bag. Thank you. Before all people fight it, when your car come here, people think police come and they don't ask for shave off. All people run to the jungle side. Yes, brother, this is the first room. This is like army mission. Yes, brother, you come. See, burn fire and all Bye. People sleep here. Nice to meet you. Yeah, they're cooking food, rice. Si scaldano attorno al fuoco perché fa veramente molto molto freddo. Tantissimo fumo, l'aria è irrespirabile, ma è l'unico modo per riuscire a scaldarsi in questo posto abbandonato in mezzo al niente. La temperatura in questo momento è di meno 10. This is the list of the guests. How was the travel from Afghanistan to Serbia? 4 months. 4 months. It was hard or not? Harder? Hard. Nessuna ONG aveva mai prima portato aiuti in Serbia. Questo ci è stato detto dal commissario per i rifugiati del governo serbo, anche perché finora i rapporti erano sempre stati a livello governativo e mai da parte delle ONG. Quindi abbiamo aperto un canale, quello umanitario, nei confronti del governo serbo,
sapendo però che questo è limitato, non è solamente il canale istituzionale quello che funziona e deve funzionare. Noi oggi abbiamo visto il campo, questo campo ha 1200 persone, da un certo punto di vista è un campo che fa anche una buona impressione, tutto sommato, per chi come me, ma anche altre persone del gruppo, hanno visto per esempio il CARA di Mineo o altre situazioni analoghe in Italia. Dando le scarpe a queste persone. Yes, we are. Yes. 43. No.